Buon pomeriggio a tutti, studentesse, studenti e docenti, e benvenuti a questo nuovo incontro nazionale della terza edizione del progetto Art&Science Across Italy. Io sono una ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e oggi abbiamo in programma due seminari di notevole interesse e spazieremo dalla fisica delle particelle elementari all'estetica. È un piacere per me introdurre il nostro primo ospite, che è Dario Menasce. Buongiorno Dario. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Dario Menasce è fisico e ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e anche membro del comitato scientifico del progetto Art and Science Across Italy, e si occupa di fisica delle particelle elementari e ha fatto parte di molte collaborazioni internazionali. In particolare per molti anni ha lavorato per gli esperimenti presso il Fermilab di Chicago, dedicandosi allo studio della fisica del quark charm. Lo possiamo anche definire un pioniere dell'uso di internet e di tecniche di calcolo all'avanguardia per gli esperimenti di fisica delle particelle. E infatti in particolare è stato tra i primi a intuire l'importanza di internet e a utilizzare le reti informatiche per la gestione da remoto degli esperimenti e per la trasmissione dei dati, anni prima che questo diventasse uno standard per la fisica delle particelle. Ora Dario collabora col CERN di Ginevra ed è membro della collaborazione CMS, che è uno dei due esperimenti al Large Hadron Collider che hanno portato alla scoperta del bosone di Higgs nel 2012. Inoltre da vari anni si occupa anche di divulgazione scientifica e tra le sue pubblicazioni ricordo il libro che si intitola Diavolo di una particella, che è appunto il titolo del seminario che ci presenta oggi, in cui ci racconterà la affascinante scoperta del bosone di Higgs. Ma non voglio rubare troppo tempo, diciamo, al nostro ospite, per cui gli lascio la parola e buon ascolto a tutti voi. Dario, puoi pure iniziare. Grazie Silvia, una presentazione che mi ha intimorito. Allora, di che cosa? Beh, parleremo di Diavolo di una particella, la scoperta del bosone di Higgs. Due parole sul perché questo titolo, questo è il titolo che ho anche dato al mio libro. Perché da un lato la particella si è nascosta per 50 anni ed è stata una fatica del diavolo riuscire a scoprirla, anche se non è tutto merito mio, anzi è un merito piccolissimo, noi siamo in una collaborazione di 3.000 persone. Ma il secondo motivo è che quando Leon Lederman, premio Nobel per la fisica, anni fa aveva scritto un libro che è stato chiamato La particella di Dio, lui si è un po' inalberato, il nome l'aveva deciso, il titolo l'aveva deciso l'editore perché pensava così di vendere molti più libri, cosa che in effetti è avvenuta. Però il problema è che la particella del bosone di Higgs con Dio non ha nulla a che fare, in particolare, perlomeno non dal punto di vista della scienza. Allora, parliamo del bosone di Higgs e vedrete che durante tutto questo dialogo comparirà costantemente la parola massa. Una delle esperienze più comuni per noi esseri umani è quella dell'esistenza di una cosa che chiamiamo massa, e questo ci deriva dall'evidenza di oggetti massivi intorno a noi. Oggi cercheremo di capire che cosa sia la massa e cosa pensiamo che la origini, perlomeno quella posseduta dalle particelle elementari. E scopriremo che la causa è l'esistenza di un campo di Higgs, una cosa misteriosa ma che cercheremo di illustrare, che permea tutto l'universo. Questa cosa comincia con l'alba dell'uomo. I cacciatori e i raccoglitori avevano marginali capacità di controllare le forze naturali e non avevano necessità di comprenderne a fondo le leggi e il funzionamento per riuscire a sopravvivere, gli bastava capirle in modo piuttosto marginale. Con la scoperta dell'agricoltura, poi, l'uomo divenne stanziale e iniziò a possedere beni materiali che dovevano potergli garantire una sicurezza e un benessere economico che fossero prolungati nel tempo. Quindi avevano bisogno di avere cibo garantito, possibilmente vestiti eleganti, monili, strumenti per la casa, insomma, chi diventava ricco accumulava, diciamo così, ricchezze. Il cibo però non funzionava granché, cioè il cibo non era una buona moneta di scambio, perché in assenza di frigoriferi marciva in breve tempo, ma anche con un buon frigo più di tanta ricchezza non si sarebbe potuta accumulare. Neppure i manufatti in legno, metallo o altri metalli potevano servire allo scopo, anche questi si degradavano, arrugginivano e perdevano di valore col tempo. In natura esiste però un materiale, tra quelli accessibili tramite una tecnologia che non sia eccessivamente complessa, grazie all'estrazione dalle miniere, che risulta trasformabile in opportuni manufatti e inoltre capaci di resistere indenne a fuoco, usura e logorio, corrosione, inondazione e quant'altro. Credo che abbiate già intuito che stiamo parlando dell'oro. L'oro col quale da tempo immemorabile noi costruiamo monili. Vedete monili medievali, egizi, addirittura dell'epoca dei faraoni. Queste caratteristiche lo resero preziosissimo. Chi ne possedeva delle grandi quantità aveva ottime possibilità di accumulare e nascondere le proprie ricchezze, avendo la garanzia che non si sarebbero degradate nel tempo, scomparendo, così come faceva il ferro arrugginendo o il legno marcendo. Oltre a questo, l'oro era molto malleabile e facilmente lavorabile, e questo permetteva la creazione di splendide opere d'arte, un'altra forte spinta a desiderare il possesso, naturalmente. Quasi tutti i manufatti umani erano il risultato di opportuni misceli di elementi, il ferro, il bronzo, la terracotta, le ceramiche e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente il desiderio di tutti era quello di riuscire a ottenere invece grandi quantità di oro a partire da elementi facilmente reperibili in natura e quindi poco costosi. Potete immaginarvi che l'artigiano tal dei tali avrebbe preferito utilizzare del fango invece che per creare un vaso di terracotta, per creare un vaso d'oro. Grazie alle sue caratteristiche di incorruttabilità, l'oro era considerato il simbolo dell'immortalità. La ricerca volta a capire come trasmutare dei vili metalli in prezioso oro era quindi assurda a livello di ricerca filosofica, la ricerca del cosiddetto lapis philosophorum, la pietra filosofale. Il motivo di questo era che la difficoltà per poter ottenere dell'oro dagli elementi naturali pareva tale che chi fosse riuscito nell'impresa avrebbe acquisito, oltre alla ricchezza materiale, anche l'onniscienza assoluta del passato e del futuro, la conoscenza del bene e del male. Capite quindi che si era trattato di un problema che non era mica buttini, era un problema grosso, filosofico, fisico e pratico. La motivazione a riuscire nell'impresa quindi era in ogni caso assolutamente poderosa. La spinta era fortissima. Il problema era che per quanti sforzi venissero profusi in questo tentativo, i risultati non solo scarseggiavano, ma pareva proprio che la ricerca della pietra filosofiale o dell'oro fosse un'impresa impossibile. Sappiamo che il motivo di questi fallimenti era duplice. Il primo era la mancanza di metodo di osservazione dei fenomeni e di un criterio interpretativo su ciò che veniva osservato. Bisognava sapere come osservare le cose e poi bisognava sapere come interpretarle queste cose. E poi c'era l'assenza di una tecnologia adatta. Ciò nonostante, sin da tempi immemorabili, i filosofi cercavano di trovare una spiegazione sul perché il mondo fosse fatto com'era e possibilmente il perché l'oro era così difficile da produrre. Empedocle, nel 450 a.C., dichiarò che la sostanza del mondo si basava su 4 pilastri fondamentali. E siamo all'epoca dell'inizio dell'atomismo, delle teorie dell'atomismo greco. Questi 4 elementi, questi 4 pilastri fondamentali erano per lui il fuoco, la terra, l'acqua e l'aria. E da filosofo particolare qual era, decise anche di assegnare un simbolo grafico a questi messo verso il su o verso il giù, con una sbarretta per identificare il confine, diciamo così. Qualcuno poi nel Medioevo ebbe anche l'idea di trasporre questi 4 elementi su una tabella, mettendoli là dove Aristotele, scusate, diceva che era naturale stessero. Gli elementi pesanti dovevano stare in basso, quindi l'acqua e la terra, il fuoco e l'aria che erano leggeri dovevano stare in alto. Quindi in qualche modo avevano creato un insieme di particelle, diciamo così, e uno schema interpretativo di quale fosse la relazione fra queste particelle. E come funzionava il giochino secondo Empedocle? Beh, lui diceva, se noi prendiamo dell'acqua e gli aggiungiamo del solido, quindi la terra, qui la terra non significa il fango, significa qualcosa di solido, otteniamo che cosa? Acqua più un solido, otteniamo del ghiaccio. Ma se a questo ghiaccio aggiungiamo del fuoco, che cosa otteniamo? Che il ghiaccio si scioglie e otteniamo un liquido, l'acqua. Ma se prendiamo dell'altro fuoco ancora e lo aggiungiamo, otteniamo del vapore. Quello che per gli antichi era qualcosa di molto diverso dall'acqua e ancora più diverso dal ghiaccio. Oggi sappiamo che sono la stessa cosa, ma all'epoca non si sapeva. La comprensione della struttura della materia è una storia davvero lunga. Qual era l'idea fondamentale di Empedocle? Non certo il fatto di ridurre la natura a soli questi 4 elementi. Quella sappiamo oggi essere una stupidaggine sesquipedale. L'idea geniale di Empedocle è stata quella di poter rappresentare la complessità del mondo in base a pochi principi fondamentali. Lui li aveva identificati in modo sbagliato, Ma l'idea giusta era, evidentemente, il mondo è un po' costruito come del Lego. Dal più semplice si può salire al più complicato. Questa è l'idea che è rimasta nei secoli. E questa idea è iniziata nel mondo della filosofia greca, qui vediamo la scuola di Atene di Raffaello Sanzio, ma è proseguita poi nel Medioevo, un po' a tentoni, perché quello che è successo nel Medioevo con la caduta dell'impero romano è che quello che stava per nascere nel mondo preellenistico come scienza si è interrotto. E quindi qui vediamo un quadro che a me piace sempre molto mostrare, un alchimista nel suo laboratorio, un quadro di David Teniers. Si capisce subito che questo non è un laboratorio moderno, è un caos, un coacervo, e riflette molto bene quella che era la metodologia degli alchimisti. Gli alchimisti facevano come mia nonna quando in cucina prendevano gli elementi, li mescolavano, li trituravano, li riscaldavano e vedevano cosa succedeva. Ma non avevano la capacità, perché non avevano capito né il metodo, né avevano un metodo interpretativo, un criterio interpretativo, non sapevano predire che cosa sarebbe successo facendo una certa cosa. E quindi non era ancora scienza. La scienza nasce con Galileo, ma il primo che fa un passo opportuno nel mondo della chimica, con la scienza, un passo importantissimo, Mendeleev. Che cosa fa? Verso la fine dell'Ottocento torna ad affacciarsi l'antica idea che la materia potesse essere composta da piccole particelle indivisibili, che attaccandosi tra di loro costituissero i composti chimici. Fu Dmitri Ivanovich Mendeleev nel 1865 che trovò finalmente la chiave giusta per interpretare, ma non spiegare, la chimica e la struttura della materia. E poi vedremo cosa voglio dire con questa affermazione. Lui era appassionato del gioco delle carte. Lui lavorava fuori Mosca, quindi tutti i giorni andava a Mosca con i mezzi pubblici. I mezzi pubblici all'epoca, vi potete immaginare, la Russia dell'Ottocento, arrivavano e non arrivavano, e quindi lui aveva molto tempo per giocare. Vedremo adesso poi che cosa... perché ho messo questo gioco delle carte. Già nell'antichità l'uomo si era accorto che alcuni elementi non erano divisibili, scomponibili in altri più semplici. Elementi come l'oro, l'argento, lo stagno, il rame, il piombo e il mercurio, tali rimanevano praticamente qualunque cosa. Per raggiungere il risultato di stabilizzare in qualche modo il sapere della chimica, Mendeleev utilizzò un'osservazione fatta qualche anno prima da Johann Döbereiner. Cosa aveva osservato Döbereiner? Aveva osservato che prendendo tre elementi, per esempio il calcio, lo stronzio e il bario, di cui vedete qui le immagini, si era accorto che questi tre elementi avevano più o meno le stesse proprietà chimiche, sono molto simili fra di loro, il punto di fusione è simile, l'aspetto estetico, la riflettività e così via. E però aveva anche notato che il calcio in certe unità pesa più o meno la metà dello stronzio, il quale a sua volta pesa più o meno la metà del bario. E fin lì non si era stupito più di tanto, una coincidenza di questo genere nel mondo degli elementi chimici era possibile. Però cominciò a insospettirsi quando, analizzando cloro, bromo, conto che anche questi tre elementi fra di loro avevano più o meno le stesse proprietà chimiche. E la massa, in certe unità, era di nuovo questa, più o meno la metà di questa, piuttosto che non la metà di quest'altra, il bromo. Il sospetto divenne un sospetto molto forte quando si accorse che anche lo zolfo, il selenio e il tellurio presentavano queste proprietà. E tantissimi altri, come avete visto nella tabella. Döbereiner però non era il genio che era Mendeleev, quindi si fermò a questa constatazione, scoprì quelle che lui chiamò le triadi, ma non seppe trarre conclusioni. L'intuizione che ebbe Mendeleev rispetto a Döbereiner fu quella di ordinare gli elementi noti, sia per peso che per proprietà chimiche, su una superficie piana, un po' come nel gioco del solitario. Quindi che cosa fece? Predispose uno schema, poi estrasse dal suo cappello un elemento chimico. Io qui adesso non seguo la traccia storica, ma vi faccio capire che cosa più o meno potrebbe avere. Prese lo stronzio, che ha un peso atomico di 38 unità, poi prese il calcio. Il calcio ha più o meno le stesse proprietà chimiche dello stronzio e quindi gli diede lo stesso colore. Qui gli abbiamo dato il giallo. Ma il calcio pesa circa la metà dello stronzio e quindi lo mettiamo di sopra. Poi prese il bario. Bario ha le stesse proprietà chimiche di calcio e stronzio, pesa però il doppio dello stronzio e quindi Mendeleev lo mise. Poi prese un quarto elemento, stavolta il quarto elemento aveva proprietà radicalmente diverse dalle prime tre, quindi gli diede un altro colore, il verde. peso atomico 35, lo mise dalla parte opposta di quella che sarebbe poi diventata la tabella. Poi prese il cloro, stesse proprietà chimiche del bromo, peso più o meno la metà, sopra. Lo iodio, stesse proprietà chimiche, peso doppio, lo mette sotto. Facendo questo, che cosa? Analizzando il comportamento di tutti gli elementi chimici noti alla sua epoca, che all'epoca erano circa 60, in un tempo relativamente breve, partendo dagli elementi a sua disposizione, fu in grado di costruire uno schema, quello che oggi noi conosciamo come tabella di Mendeleev. Fossi stato io un genio, cosa che non sono, mi sarei comunque fermato qua. Mendeleev era un genio di classe superiore. E che cosa fece? Era uno schema molto suggestivo quello che aveva trovato. C'era un apparente ordine in natura che di per sé non appariva guardando solo gli elementi. Ma lui si chiese, perché ci sono dei buchi? Vedete che qui questi elementi non ci sono. In natura non erano noti all'epoca di Mendeleev. Non corrispondevano quindi a nessun elemento conosciuto. Ma lui era così convinto che lo schema fosse lì a suggerire un messaggio che si chiese da dove cominciare per investigare la natura di questi buchi. Sapeva però una cosa, quali erano le abbondanze relative degli elementi in natura. L'abbondanza dipendeva di nuovo dal numero atomico. Qui vediamo una rappresentazione di quella che è il quanto sono comuni certi elementi atomici in natura. E vedete che l'idrogeno, per ogni miliardo di atomi di idrogeno, ce ne sono 1000 in meno di elio, e ce ne sono addirittura 1 miliardo di meno di berillio. Poi man mano la probabilità dei materiali segue questa curva, vedete che sono tutti più o meno rari, è soltanto l'idrogeno che è quello di gran lunga predominante nell'universo. Idrogeno e elio sono il 99% di tutta la materia che esiste nell'universo. Comunque sapeva quali erano i più rari e i più comuni. Vedete l'elio che sta qui, l'idrogeno, scusate, l'elio sta dall'altra parte della tabella ed è quello subito dopo come elemento comune. Poi abbiamo il litio, si torna dall'altra parte ed è anche uno dei più leggeri. Poi si passa al carbone, scusate, e si va avanti. Azoto, ossigeno e così via. Ora, il primo buco tra gli elementi più abbondanti, che lui conosceva, non era circondato da altri sopra e sotto, per poter fare una triade. Quindi qui sotto c'è l'itrio, ma qua sopra non c'era nessun elemento. Quindi lui non sapeva che cosa avrebbe potuto mettere qua dentro, cercando di riempire il buco. I primi due buchi che fossero circondati da una coppia di elementi noti, posti tra elementi un po' meno comuni di idrogeno e elio, ma posti sia sopra che sotto, erano questi. Vedete che c'è un buco, e sopra c'è l'alluminio e sotto c'è l'indio. Poi c'è un altro buco con sopra il silicio e sotto l'alluminio. Con un enorme atto di fede nella suggestiva bellezza ed eleganza di questa tabella, che era dotata di una certa simmetria, anche se non evidentissima, Mendeleev ipotizzò, con veramente un enorme coraggio scientifico, l'esistenza di due elementi che chiamò eca silicon ed eca aluminum, dal sanscrito eca, che vuol dire sotto. Quindi sotto l'alluminio predisse qualche cosa e sotto il silicio altrettanto. E su cosa si basava la sua predizione? Si basava sul fatto che questi fossero due triadi. Se erano due triadi anche loro, questo avrebbe dovuto avere più o meno le proprietà chimiche di quello sopra e sotto e un peso atomico intermedio. Stessa cosa per questi due. Quindi dichiarò ai chimici del mondo, cercate un prodotto che ha queste e queste proprietà e pesa tot. L'ecaluminum fu scoperto nel 1875 da Paul Emile Coq de Boisbrun, che in un periodo di forte nazionalismo lo ribattezzò gallium, indovinate un po' perché. Quindi ecco il gallio che compare sotto all'alluminio e sopra all'indio. L'eca silicon fu scoperto nel 1886 da Clemens Winkler, che a sua volta lo rinominò germanium. Era tedesco, chissà perché germanium. Lo scandio fu poi scoperto nel 1876 da Lars Friedrich Nilsson. A voi indovinare dove fece la scoperta. In Scandinavia, naturalmente. In breve fu possibile, in breve in realtà ci vogliono un po' di anni, fu possibile riempire la tabella. Vedete che c'è ancora un buco. Questo buco fu riempito in seguito da quelli che si chiamano Gli attinidi sono gli elementi radioattivi che sono stati scoperti dopo la scoperta della radioattività, naturalmente. E alcuni di questi, quelli in verde, addirittura non esistono neppure in natura, si possono produrre solo agli acceleratori di particelle. Solo noi esseri umani o le grandi fornaci atomiche delle stelle riescono a produrre questi elementi. Ma perché vi ho raccontato questa vecchia storia? Non dovevamo parlare del bosone di Higgs? L'ho fatto perché Mendeleev, pur avendo scoperto che una disposizione originale degli elementi su un piano mostrava delle cicliche regolarità, non aveva capito il perché, non ne sapeva spiegare la causa, ne intuiva solamente la suggestione. Si trovava in una situazione analoga a quella di un paleontologo davanti alle impronte fossili di un dinosauro. Chiaramente queste orme indicano l'esistenza di qualche cosa. Uno vede delle impronte che sono 100 volte più grandi di quelle di un piccione, sembrano quelle di un piccione o di un'anatra e dice: ma che cosa può essere? Però non sono abbastanza precise, sono un indizio, ma non parlano, non dicono che sopra queste impronte c'è passato un animale fatto così e cos'ha, occorreva qualcos'altro. Anche Newton aveva trovato le equazioni che descrivevano il comportamento della gravità, ma non aveva trovato una spiegazione alla misteriosa azione a distanza che tiene la Luna in orbita attorno alla Terra o questa intorno al Sole. Con le sue equazioni Newton era in grado di determinare con perfezione assoluta le orbite dei pianeti, le maree e il giorno dell'eclissi, ma non sapeva spiegare minimamente perché la Luna rimanesse in orbita attorno alla Terra. Ci è voluto Einstein per spiegarcelo. Facciamo adesso un grande salto storico. Mi piacerebbe tantissimo farvi la storia delle particelle elementari perché è affascinante e ricca di spunti, ma non ne abbiamo il tempo. Quindi faccio un salto. Oggi sappiamo che la struttura della materia ricorda le matrioshche russe, a partire dagli atomi fino ai quarks. Ai primi dell'Ottocento si comincia a capire, a intuire, che l'atomo in realtà è qualcosa di composto, ed è composto da un nucleo più degli elettroni che gli ruotano intorno. Questo nucleo, poi, si arriva agli anni 30, negli anni 30 si capisce che il nucleo, che è circa 1000 volte più piccolo di un atomo, è a sua volta composto da qualcosa. È composto da protoni e da neutroni, particelle che all'inizio, soprattutto il neutrone, era molto misteriosa. Si va avanti con gli anni, e si arriva agli anni 60 e si scopre che il protone ha una sua struttura interna. Neanche il protone è indivisibile, anche il protone è fatto da qualche cosa ed è 10 volte più piccolo del nucleo, 10 alla meno 13 centimetri. Arriviamo agli anni 70 e si scopre, si determina con fatica e non con chiarezza all'inizio, che anche il protone ha una sua struttura interna. Ci sono i quark, che sono 1000 volte più piccoli, da 100.000 volte più piccoli del protone stesso. Oggi ci siamo fermati qui. Noi pensiamo che il quark sia effettivamente una particella elementare, cioè non sia composto, questo lo si vedrà, credo, negli anni futuri. Non dobbiamo immaginarci le particelle elementari come minuscole palline, sono piuttosto la manifestazione dell'esistenza di campi, come ad esempio il campo elettromagnetico che molti di voi avranno già studiato a scuola. Possiamo immaginare, ad esempio, i fotoni, che sono le particelle che costituiscono la luce, proprio come le increspature del campo elettromagnetico, che compaiono e svaniscono in una sorta di danza. Una rappresentazione che in realtà non è di fotoni, ma è di quark e gluoni, però l'ho trovata suggestiva e quindi ve la propongo. Io sto andando molto molto leggero, non sto utilizzando il rigore necessario in fisica per spiegare queste cose, perché il mio scopo non è quello di farvi una lezione di fisica, ma di quello di darvi una suggestione di là dove la fisica è arrivata e di trovare delle eventuali correlazioni con l'arte. In assenza di equivalenti fenomeni, nel mondo macroscopico in cui contentarci di visualizzare le cose, cioè i campi e le particelle, in questo modo approssimato e naïve. È solo la matematica che ci permette di avere il rigore necessario ad affrontare queste cose. Infatti a questa carenza supplisce una branca della fisica molto astratta che si chiama teoria quantistica dei campi e in particolare la cromodinamica quantistica per quanto riguarda le interazioni nucleari. Molto affascinante, però un bel po' al di fuori dell'argomento di questo webinar, quindi utilizzo soltanto quello che ho detto fino adesso e vado avanti. Oggi possiamo rappresentare i componenti della materia che ci circonda usando solo 4 particelle elementari, mentre Mendeleev ne elencava più di 100. Una bella semplificazione. Vediamo cosa abbiamo combinato. Oggi sappiamo che gli atomi sono fatti tutti tutta la materia dell'universo che conosciamo, perlomeno quella che conosciamo, è fatta da tre sole particelle elementari. Due, che qui ho dipinto in rosa, che si chiamano quark, ed esistono di due tipi. Una è di tipo U, up, e uno di tipo down. E poi c'è l'elettrone. Con queste tre sole cose è come avere i mattoncini di Lego necessari per costruire, se ne abbiamo tanti, qualunque cosa. In particolare, i nuclei atomici sono composti da solo quark di tipo U e D. Se abbiamo due quark di tipo U e uno di quark di tipo D, avremo un protone. Se abbiamo due quark di tipo D e uno di tipo U, avremo un neutrone. Quindi i nuclei sono composti da queste, e gli elettroni che gli ruotano intorno costituiscono poi gli atomi. Ma il problema è che cosa tiene insieme queste particelle? Che cos'è che convince un quark U e un quark D a starsene insieme nel nucleo? E che cosa convince l'elettrone a ruotargli intorno? È un po' il problema che aveva Newton, anche se la soluzione in questo caso è radicalmente diversa. Pose per rispondere all'idea di Newton. Ma andiamo avanti. Quello che tiene insieme le particelle sono delle particelle cosiddette colla. Nel caso degli elettroni, la colla che tiene gli elettroni attaccati ai quark o ad altre particelle, o che respingono le particelle fra di loro, sono i fotoni. I fotoni sono la manifestazione dell'interazione elettromagnetica. Due si scambiano un fotone, a seconda di come se lo scambiano, o si attirano o si respingono. È comunque lo scambio di particelle che realizza quella che noi chiamiamo un'interazione. Il fatto che quando vediamo due particelle cariche che si avvicinano e poi si allontanano è dovuta a questo scambio di particelle. Anche qui ci sarebbe tantissimo da dire, ovviamente, ma purtroppo mi devo fermare qui. La suggestione che vi do è che tutta la materia è composta da queste tre cose qua, più la colla che le tiene insieme. Ma se la colla che tiene insieme gli elettroni, cioè le particelle cariche fra di loro, è il fotone, quello che tiene insieme i quark fra di loro è un altro tipo di colla, che si chiama gluone, dall'inglese glue. Quindi i gluoni sono la colla dell'interazione nucleare, la forza nucleare che tiene insieme i quark, e alla fine i nuclei stessi sono tenuti insieme da questa stessa forza. Negli anni si succedono le scoperte di molte particelle elementari, ad esempio i neutrini, che sono stati battezzati così da Enrico Fermi. I neutrini sono il frutto dei decadimenti radioattivi, quello che si chiama il decadimento beta. I neutrini hanno la caratteristica particolare rispetto a tutte le altre particelle di poter attraversare tutto il pianeta Terra come se neanche esistesse. Quindi sono particelle difficilissime da catturare. Cosa tiene insieme il neutrino all'inizio? Da dove salta fuori un neutrino? La colla responsabile, o se volete ciò che è responsabile delle emissioni di neutrini, e quindi della radioattività, sono due particelle che si chiamano bosoni W e Z0, che sono quelle state scoperte da Rubbia negli anni '80, motivo per cui Rubbia poi vinse il premio Nobel. Io qui sto popolando questa tabella senza spiegarvi molto a fondo che cosa sono queste particelle e che relazione hanno, ve ne sto dando solo un ampio disegno, diciamo così. Passano ancora gli anni, si studiano i raggi cosmici e nei raggi cosmici si scopre l'esistenza di particelle particolari chiamate muoni, che dal cosmo ci arrivano fino a Terra e a Terra le rileviamo, e dei neutrini che a loro volta accompagnano i muoni, così come i neutrini di tipo E accompagnano gli elettroni. Tutte le volte che c'è in ballo un elettrone in una reazione nucleare c'è un neutrino elettronico, e tutte le volte che c'è un muone c'è anche un neutrino muonico. Passano gli anni e si scoprono tante altre particelle elementari. Si scoprono altri quark, il quark S, il quark C, T, B e così via. E si scoprono anche altri neutrini e altre particelle analoghe all'elettrone e al muone. La cosa interessante è che il muone non è altro che un fratello gemello dell'elettrone, solo più pesante. Pesa 200 volte di più. E il tau è un gemello del muone, che è a sua volta gemello dell'elettrone, ma il tau pesa 1000 volte più di un muone. Quindi abbiamo tre particelle che non sappiamo che ruolo giocano nell'universo, perché queste sono instabili. Nel momento in cui vengono prodotte, immediatamente decadono e spariscono dall'universo. In che cosa decadono? Alla fine in elettroni e fotoni e neutrini. Quindi alla fine l'unica cosa che rimane nell'universo quando questi vengono prodotti, dopo pochi microsecondi, sono soltanto elettroni, neutrini e fotoni. Quindi non sappiamo perché queste particelle siano previste nel modello dell'universo, visto che in natura di per sé da sole non sono stabili. Poi abbiamo il fatto che le particelle si distinguono in due famiglie grandi. Le particelle cosiddette di materia, chiamate fermioni, sono quelle che stanno in questo guscio esterno. Con queste particelle qua spieghiamo davvero tutta la materia, ma come vi ho detto in realtà solo U e D sono stabili e l'elettrone è stabile. Tutte le altre creano particelle instabili che si possono produrre agli acceleratori nucleari o all'interno delle stelle, ma non giocano nessun ruolo attivo nel nostro universo. Ed è un grande mistero il perché non lo fanno. Poi ci sono le particelle forza, che sono invece quelle che stanno all'interno di questo guscio. Queste sono le particelle responsabili dell'interazione fra di loro di queste altre, o del respingersi, o del decadere, o dell'attrarsi. Alcune sono sensibili alle cariche elettriche, praticamente tutte, tranne i gluoni e i neutrini, che della carica elettrica se ne fanno un baffo, non la sentono proprio. Alcune sono soggette alle forze nucleari, solo i quark e le particelle qua, la forza nucleare, non sanno neanche che esiste. Altre sono sensibili alle sole forze deboli, quindi quelle di sopra alle forze forti e nucleari, quelle sotto alle forze deboli. Le forze deboli sono quelle che tengono accese le stelle e quindi il Sole, e quindi sono un punto vitale, fondamentale per noi esseri umani. Non esistessero queste particelle, nemmeno noi ci saremmo. Solo 4, come vi ho detto, sono stabili. Tutte le altre, grande mistero, sono queste 4. I neutrini invece oscillano, anche questa è una storia bella e affascinante, ma accontentatevi qui del fatto che oscillano. Oscillare vuol dire che mentre un elettrone rimane per sempre un elettrone per tutta la durata della vita dell'universo, un neutrino di tipo elettronico, mentre viaggia nell'universo, può trasformarsi, come se cambiasse abito, in un neutrino di tipo mu, e poi può trasformarsi in un neutrino di tipo tau, e dopo un po' ritorna un neutrino e, quindi questi altro all'andare del tempo. Non ci ricorda qualcosa questo schema? Certo, ci ricorda il fatto che Mendeleev ha trovato uno schema che ha suggerito ai chimici degli anni seguenti come fosse fatta la struttura della materia. Oggi la natura, noi abbiamo distillato questo schema, la natura ci rappresenta questo schema, ma non abbiamo se non qualche vago indizio di che cosa questo schema significhi e che cosa rappresenti. Questo era uno schema teorico che però in origine funzionava descrivendo soltanto un mondo di particelle prive di massa, cioè da questo schema si può derivare le proprietà delle particelle esistenti in natura solo con un'assunzione, che queste particelle, tranne il fotone, abbiano massa. Senza massa la teoria non sta in piedi, non predice ciò che esiste nell'universo. Il problema era, a quel punto, perché la teoria vuole che queste particelle non abbiano massa? Chi gliela dà la massa in realtà alle particelle, visto che la teoria sembrerebbe negargliela? Un momento, ma che diavolo è la massa? Per tutti noi la massa è qualcosa di legato a qualcosa di grosso, di pesante, di incombente. Qui ho saltato le animazioni, non importa. Parafrasando Sant'Agostino di Pona, lui diceva, se nessuno mi chiede, lui parlava dell'amore, noi parliamo della massa, se nessuno me lo chiede, lo so. Se devo spiegarlo a chi me lo chiede, accidenti, non lo so più. Questa è la tipica situazione in cui qualche cosa non è ben definito, non lo si sa definire con chiarezza limpida. Infatti le risposte naive a questa domanda sono spesso davvero esilaranti. Qualcuno dice, la massa è il peso delle cose, molto errato. Qualcun altro dice, quando la roba è tanta, è massiccia, e quindi è a massa. Qualcun altro mi ha fatto morire da ridere, mi ha detto, una cosa che si mangia ma che contiene troppi grassi. Chiariamo questa cosa con un esempio. Se noi abbiamo una cassaforte bella massiccia, noi diciamo che è massiccia, perché lo diciamo? Perché se proviamo a dargli una spinta, questa, grazie all'attrito per terra, si muoverà di pochissimo e poi si fermerà. Ma se anche non ci fosse attrito, una leggera spintarella non sarà sufficiente a muovere di molto la cassaforte. Ma se prendiamo una leggera libreria di legno e gli diamo la stessa spinta, questa sicuramente accelererà di più. Quindi Newton che cosa fa? Newton definisce la massa come una misura della riluttanza di un corpo a cambiare il suo stato di moto quando viene sottoposto ad una forza. Quindi Newton non ha la più pallida idea di cosa sia la massa. Dà una definizione un po' circolare. Dice Tutto ciò che espone una riluttanza a essere accelerato vuol dire che ha massa. Non so cosa sia, ma questo è il suo comportamento e quindi lo definisco in funzione del suo comportamento. Maggiore questa riluttanza, maggiore diremo che sarà la massa del corpo. Quindi nessuna scoperta particolare. E lui condensa questa cosa in questa equazione, in cui dice che, data una certa forza, l'accelerazione che ne ottengo dipenderà da un coefficiente che è la massa di quel particolare oggetto. Più sarà piccolo, maggiore sarà l'accelerazione che riuscirò a ottenere. Questa cosa è stata portata avanti negli anni, adesso non si usa più l'equazione F uguale ma per poter arrivare su Marte o fare molte altre cose, si utilizza quella che si chiama la hamiltoniana. Vi faccio vedere qui l'equazione solo per dirvi che la matematica e la fisica hanno fatto tanti progressi dall'epoca di Newton, ma sostanzialmente quello era. Lungi dallo spiegare qualche cosa, questo concetto di Newton nascondeva però la sua totale ignoranza sulla vera causa di questa riluttanza, fatto di cui Newton era all'epoca profondamente conscio, diceva «ipotesis non fingo». E il bosone di Higgs? Cosa c'entra in tutto questo? Vediamo. Nel 1964, quindi 40 anni fa, questi 6 signori elaborarono un meccanismo teorico mediante il quale le particelle elementari acquisiscono una sorta di riluttanza ad essere accelerate se sottoposte ad una forza. E sottolineo che questo meccanismo spiega solo la massa delle particelle elementari. Già la massa di un nucleo atomico dipende da altre cose e non soltanto dal bosone di Higgs. Si tratta di un concetto molto molto astratto, che è descrivibile solo mediante un sofisticato linguaggio matematico. Ma di fatto questa riluttanza a cambiare stato di moto, se sottoposta ad una forza, corrisponde a rappresentare le particelle elementari come se fossero provviste di una massa. Vediamo di capire questo fenomeno mediante opportuni esempi semplificati, imprecisi ma in qualche modo comprensibili. E vediamolo con un piccolo filmato. Immaginiamoci un party in cui ci sono dei giornalisti. Ci sono tanti giornalisti specializzati in fisica che chiacchierano tranquillamente fra di loro. A un certo punto entra un chimico. Il chimico non è conosciuto da questi giornalisti perché si occupa di chimica e non di fisica. Quindi questo povero chimico riesce a raggiungere il bancone del bar, ordinare un aperitivo e lo riesce a fare in modo indisturbato. Cioè riesce ad arrivare al bancone senza che nessuno lo disturbi. A un certo punto però entra il professor Higgs. Il professor Higgs che è una celebrità tra i giornalisti di fisica. E infatti subito gli si fanno intorno per cercare di intervistarlo. E il povero professor Higgs, che vorrebbe anche lui andare a prendersi il suo bravo aperitivo, che cosa fa? Non ci riesce. Visto dall'alto, se qualcuno osservasse questa scena dall'alto e non vedesse i giornalisti, ma vedesse solo il professor Higgs, penserebbe che lui ha una certa riluttanza ad accelerare, cioè ad attraversare la stanza. Noi che vediamo i giornalisti capiamo che non è una riluttanza sua. Questa apparente riluttanza ad attraversare liberamente la stanza è legata al fatto che queste persone gli si affollano intorno, interagiscono con lui. E questo, visto da lontano, appare come un qualcosa che lo rallenta. Non solo, quello che può anche succedere è che magari il professor Higgs viene solo annunciato, ma non si presenta. I giornalisti subito fanno capannelli e cominciano a discutere fra di loro. E quindi il campo di Higgs c'è indipendentemente dal fatto che il professor Higgs entri o meno, nel senso che i giornalisti ci sono. Quindi il campo c'è e quindi in potenza, se lui entrasse, verrebbe fermato, così come i giornalisti stessi propagano l'informazione al loro interno. Quindi cosa dice il modello di Peter Higgs? Dice che all'inizio dell'universo, all'istante del Big Bang, il campo di Higgs non c'era. Quindi una particella che oggi ha massa e una che oggi non ce l'ha, all'epoca erano tutte e due prive di massa, perché non c'era un campo di Higgs col quale interagire. Pochi microsecondi dopo l'inizio del Big Bang, e non sappiamo esattamente né perché né come sia avvenuto, ma sappiamo che il campo di Higgs si è formato. E di conseguenza che cosa è successo? Che il professor Higgs acquisisce massa. Vedete che transisce dall'universo prima del Big Bang, nella stanza di là, entra nell'universo dove adesso il campo di Higgs c'è, ed ecco che la riluttanza a muoversi compare. Quindi i teorici, e Peter Higgs in particolare, nel 64, che ci doveva essere una particella che spiegava come mai le altre particelle avessero massa, avendola nel senso che interagiscono col bosone di Higgs, e questo le dota di quella che a noi appare, che noi percepiamo come una massa. Abbiamo detto prima che le particelle elementari sono perturbazioni di un campo. Un esempio di un campo che possiamo facilmente visualizzare è l'area che ci circonda. Quando l'aria è inquieta non ci accorgiamo della sua presenza, anche se l'aria è dappertutto. Quindi tipicamente stiamo sdraiati in spiaggia vicino alla piscina e possiamo anche non accorgerci di essere circondati dall'aria. Quando invece l'aria si muove, il campo è dotato di energia, a seconda dell'intensità con cui si muove ci accorgiamo molto bene della sua presenza, altro che dipende da quanto è intenso il vento, cioè da quanto è intensa la perturbazione del campo, quanta energia ha il campo. In modo analogo, Higgs e colleghi ipotizzarono che lo spazio fosse permeato da un campo con caratteristiche del tutto peculiari. Anzitutto il valore di questo campo, quando è inquiete, come l'aria, quando non si muove, non è zero. L'energia dell'aria quando non si muove è zero, non la sentiamo. L'energia del campo di Higgs non è mai zero. Nel caso del campo di Higgs, infatti, anche muovendoci entro il suo campo, non possiamo percepirlo. Un campo elettromagnetico, pur se presente ovunque, può anche essere spento. Se io sono in una stanza buia, il campo elettromagnetico c'è, e se la stanza è isolata dall'esterno da del metallo, una gabbia di Faraday, il campo c'è, ma non oscilla. In qualche modo è come se la sua oscillazione fosse nulla, è come se fosse spento. Per il campo di Higgs non è così. Un campo di Higgs poi si comporta come tutti i campi. Fornendogli una grande quantità di energia, si riesce a eccitarlo, a estrarre i singoli bosoni di Higgs, così come i fotoni sono una manifestazione del campo elettromagnetico in forma di particelle, nel caso del campo di Higgs. Se io prendo un campo elettromagnetico e lo perturbo fortemente, gli do tanta energia, creo della luce, creo delle onde, che sono onde radio, luce, gamma, ma le vedo. Quindi possiamo immaginarci il campo di Higgs come qualcosa che, se viene perturbato, eccitato, io ho fatto cadere qualche cosa per eccitarlo, quando passa una particella, nell'interagire con questo campo, questa particella rallenta e noi lo percepiamo. La particella si è dotata di massa. I bosoni sono 100 volte più pesanti di un protone e sono altamente instabili, decadono in altre particelle in meno di 10 seguito da 22 zeri secondi. Quindi una volta estratti i bosoni Higgs non fanno in tempo a percorrere neanche il diametro di un nucleo atomico prima di sparire in un fiotto di particelle. Quindi non c'è speranza di catturare un bosone Higgs e metterlo in scatola. Allora voi vi chiederete, come abbiamo fatto a vederlo il bosone Higgs se appena prodotto decade prima ancora di aver percorso il diametro di un protone? Vediamo che cosa prevede la teoria e arriviamo in fondo alla presentazione. La teoria Higgs dice: benissimo, noi sappiamo che i protoni sono composti da 3 quark ognuno, quindi io rappresento questi 3 quark qui come 3 linette. Immaginate che sono 3 palline che stanno dentro nei protoni. Questi quark possono continuamente emettere e riassorbire particelle, in particolare i gluoni. Ogni quark emette il suo gluone e se lo riassorbe. Può succedere però che il gluone emesso da un quark vada a collidere, quando i protoni sono molto vicini fra di loro, a collidere col gluone emesso dall'altro, cioè i due gluoni si scontrano e non vengono riassorbiti. Scontrandosi, cosa fanno? Si scambiano delle particelle, si scambiano dei quark. Non pretendo minimamente che possiate cogliere il perché lo fanno, il come lo fanno e quant'altro. L'unica cosa che mi interessa che capiate è che questo quark ha emesso un gluone, questo quark ha emesso un gluone, i due protoni hanno continuato la loro strada, qui si è creato un coacervo, una specie di ingorgo stradale, e questi ultimi due quark, quando si fondono insieme, creano un bosone di Higgs. Questo bosone di Higgs, appena creato, non fa neanche in tempo a percorrere il diametro di un nucleo, di un protone, e subito decade. In che cosa? Decade nelle due particelle più pesanti possibili, perché il bosone di Higgs predilige appiccicarsi alle particelle pesanti. Le particelle sono pesanti proprio perché il bosone di Higgs ci si appiccica in qualche modo. Le particelle più pesanti elementari che conosciamo sono i bosoni Z0, i quali hanno la proprietà di decadere, fra le varie altre possibilità, in 4 particelle particolari, che si chiamano muoni. I muoni hanno la caratteristica di poter attraversare anche 200 metri di roccia senza essere fermati. Quindi sono una particella che, quando la si osserva, ha questa caratteristica fondamentale, che vedremo è molto utile. E Peter Higgs disse ai fisici sperimentali: prendete due protoni, scontri fra di loro, e se da questo scontro vedete uscire 4 particelle di tipo muone, che quindi attraversano molti metri di roccia senza essere fermati, avrete trovato la firma del bosone di Higgs. Quindi questo è quello che predice la teoria, questo invece è quello che l'esperimento dovrebbe produrre. Facciamo scontrare i protoni e vediamo cosa esce dall'urto. Quindi se voi vedete in un grosso esperimento all'LHC di Ginevra due protoni che si scontrano venendo da destra a sinistra, in questo punto a metà, verrà fuori tantissima roba dall'urto. È praticamente un'esplosione nucleare, quindi vengono fuori migliaia di particelle che però, non essendo muoni, vengono catturate dall'acciaio che circonda questo rivelatore. I muoni invece riescono ad attraversare tranquillamente l'acciaio, quindi se io dopo lo scontro vedo nel rivelatore esterno 4 particelle, possono solo essere muoni e probabilmente questi potrebbero essere il bosone di Higgs. Vedremo che in realtà pochi di loro lo sono. Quindi la caccia era aperta. Ma dove e come cercare? Occorreva una ricetta. La ricetta è quella del pollo alla francese, per esempio. Ricetta per osservare un bosone di Higgs. Serve energia, tanta. Se fosse stato leggero, sarebbe stato già visto da tempo. Quindi occorre un acceleratore di particelle, potente e quindi grande. L'acceleratore serve a perturbare il campo di Higgs così tanto da rendere visibile la particella che gli corrisponde. Dove sta l'acceleratore? Lo si va a costruire al CERN di Ginevra. Dove? Sottoterra, perché la zona è densamente abitata e l'acceleratore produce radiazioni. Quindi come si fa a costruirlo, visto che ci sono villaggi e villaggi? Viene costruito sottoterra, a più di 100 metri. Immaginiamo di poter aprire il terreno come un tappo e vedremmo che sotto la città di Ginevra c'è questo enorme acceleratore di 27 km di diametro in cui circolano in direzioni opposte protoni. I protoni si scontrano ogni volta, a ogni giro, nei due punti in direzioni opposte, là dove ci sono i rivelatori, dove ci sono gli strumenti che permettono di vedere che cosa esce nel momento dell'interazione, dal punto dell'interazione stessa. E si tratta di esperimenti molto grandi. Si tratta di caverne nelle quali ci potrebbe stare tranquillamente il Duomo di Milano o la Cupola di San Pietro. E vedremo in un filmato quanto sono grandi. Per avere un'idea dell'acceleratore, per chi è di Milano, questa è la città di Milano, questa è la circonvallazione esterna, quindi la via che fa tutto il giro della città di Milano. Se mettessimo l'acceleratore LHC qui, sarebbe grande come tutta la città, quindi un vero mostro. Alla ricetta poi occorre aggiungere uno strumento per osservare ciò che accade nel punto di collisione tra i protoni. Serve un rivelatore. I prodotti della collisione sono penetranti, abbiamo detto, e quindi occorre poterli osservare tutti, in modo accuratissimo. Quindi se noi potessimo correre lungo l'acceleratore, quello che vedremmo è a un certo punto il punto in cui due delle particelle che scorrono in direzione opposta si scontrano. Ed ecco che arrivano e fanno il fiotto di particelle. Vedrete che le particelle si susseguono in modo tale che i fiotti si susseguono a 600 milioni di fiotti al secondo. Qui vedete l'esperimento in cui lavoro io. Si chiama CMS, è il secondo esperimento più grande al mondo, il più grande è ATLAS. Qui siamo 120 metri sottoterra e questo è durante la fase di assemblamento del rivelatore. Vedete che siamo in un locale che è grande davvero come la navata centrale del Duomo di Milano. Andiamo avanti. Naturalmente, oltre al rivelatore di particelle serve qualche cos'altro, perché le interazioni si susseguono centinaia di milioni di volte al secondo e i prodotti sfuggono alla velocità della luce. Sono quindi necessari componenti elettronici sofisticatissimi, capaci di reagire in tempi brevissimi, dell'ordine del nanosecondo, o se volete del miliardesimo di secondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che da destra arrivano particelle, immaginatevi i punti gialli come una nuvoletta di miliardi di protoni, dall'altra parte arriva una nuvoletta con altri miliardi di protoni, si scontrano nel punto intermedio e il fiotto che emerge, cosa fa? Impiega 25 ore dal rivelatore. Cioè, le interazioni si susseguono a un ritmo tale per cui le particelle non riescono ancora neanche a uscire dal rivelatore, che già ne arrivano altre. Ora, siccome noi vogliamo fare la fotografia di tutto quello che succede, capite che qui abbiamo un bel problema. E il problema che cos'è? È dotare questo rivelatore, questo è ATLAS, dove lavora Silvia, dotare il rivelatore di milioni e milioni di computer, di piccoli computer al suo interno, di modo che man mano che l'interazione si propaga verso l'esterno, cioè le particelle cercano di uscire dal rivelatore, il rivelatore già sa capire che cosa sta succedendo e sa decidere se ciò che sta avvenendo merita di essere registrato fuori oppure no. Questo filtro è molto potente, è come se il rivelatore fosse intelligente, e il filtro è capace di rigettare moltissime migliaia di interazioni non interessanti per noi, tenendo solo quelle che per noi sono potenzialmente interessanti, senza quindi intasare i computer che stanno fuori. Sono le ultime slide queste, ancora 3 minuti. Naturalmente apparecchi del genere generano un diluvio di dati, quindi i dati vengono prodotti dove? Vengono prodotti in primis nel punto in cui avvengono le collisioni, quindi sottoterra a 100 metri in media, dove ci sono i grandi esperimenti, dove ci sono i grandi rivelatori. Ognuno di questi rivelatori, lunghi 27 km di un centro di calcolo. Un centro di calcolo molto potente, perché conta di svariate decine di migliaia di computer. Quindi ogni esperimento possiede decine di migliaia di computer che lo assistono nell'analizzare i dati. Le particelle girano praticamente alla velocità della luce, a più del 99,9%, e quindi quello che succede è che da ogni rivelatore, con 600 milioni di collisioni al secondo, facendo 11.000 giri di tutto l'anello, quello che viene fuori è un diluvio di dati, un scattafascio. Quindi avviene l'interazione, ecco le particelle che si scontrano, ciò che emerge va ad accendere pezzi del rivelatore. È come accendere delle lampadine. Quindi il compito di fare una fotografia corrisponde a prendere l'informazione di quali elementi del rivelatore si sono accesi e trasmetterli al computer. Il tutto, come vi ho detto, 600 milioni. Capite che non è come dirlo. La cosa è piuttosto complicata. Quindi quello che succede è che tutta questa mole di dati viene trasferita, ma solo una collisione su 1.000.000 è interessante per noi. Quindi occorre porre dei filtri. Quindi occorrono dei filtri molto efficienti, molto veloci. Questi filtri sono dei piccoli chip che, come vi ho detto, inzeppano tutto il rivelatore, praticamente in tutto. Questi chip analizzano solo ciò che succede nel loro pezzettino di rivelatore. Se quello che succede è indice di qualcosa di interessante, l'interazione viene tenuta, se no viene buttata via. Nonostante questi potenti filtri, verso il centro di calcolo transita un imponente flusso di circa 100 gigabyte al secondo, quindi una mole veramente grande di dati che transita. Ma come funziona un rivelatore di particelle? Si tratta di oggetti enormi, complessi e tecnologicamente sofisticatissimi. Funzionano un pochino come degli investigatori. Identificano, cioè danno un nome alle particelle che li attraversano. Allora immaginiamo di vedere i rivelatori in sezione. Le particelle entrano nello schermo del computer, si incontrano nel punto medio, che è questo qui, e, per esempio, cosa succede quando è un muone ad arrivare? Il muone, abbiamo detto, è una particella carica, quindi il muone cosa fa? Attraversa questo primo pezzo del rivelatore, lascia dei segnali, dato troppo veloce, accende questa cosa qui, percorre una traiettoria, scusate l'animazione, sto esagerando nell'andare veloce, ma non voglio rubare tempo a chi mi segue. Quindi un muone attraversa questo primo insieme di rivelatori, accende dei puntini in questo rivelatore, vedete qui i lampi, poi attraversa questi altri rivelatori senza fare nulla, attraversa il campo magnetico, essendo in un campo magnetico, essendo una particella carica, fa una traiettoria curva, poi esce dal campo magnetico, inverte la sua curvatura nella parte di flusso di ritorno, e quindi un muone lo si identifica da cosa? Dal fatto che ha rilasciato dei segnali qua dentro, non ha rilasciato nulla qui, è riuscito ad attraversare 6 metri di acciaio e poi ha attraversato questi rivelatori lasciando un segnale. Quando una roba è di questo genere sappiamo che è un muone. L'elettrone è una particella invece molto più leggera, e quindi che cosa fa? Quando l'elettrone viene prodotto, è carico, fa una traiettoria curva, lascia dei segnali qui dentro e poi viene catturato, essendo molto leggero, da questo primo rivelatore, facendo un grosso sciame, un lampo. Quindi un lampo qui, più puntini su una traiettoria curva qui, firma di un elettrone. Stessa cosa per un hadrone neutro, per esempio un neutrone. Un neutrone è neutro e quindi va diritto in un campo magnetico perché non è carico. E non essendo carico non rilascia segnali qua dentro. In compenso viene catturato da questo rivelatore qua. Lascia uno sciame, fa un lampo che viene visto, e quindi nulla prima, lampo qui, vuol dire neutrone. Non sto adesso a spiegare tutti gli altri casi, capite che questo tipo di processo, a seconda della firma che la particella lascia, ci permette di dire quale particella era che cosa. E arriviamo alla ultima slide. Ed ecco la firma del bosone. Il bosone di Higgs come lo riconosciamo? Lo riconosciamo dal fatto che se noi andiamo a mettere insieme la massa di tutte le particelle che sono emerse, tutte le volte che le particelle non sono parenti fra di loro, la massa totale sarà un numero totalmente a caso. Quindi la probabilità di trovare un numero da qui fino a qua è sostanzialmente uguale. Troveremo tante particelle che sembrano il bosone Higgs ma non lo sono. Quando avremo il bosone di Higgs? Quando le particelle che emergono hanno una somma che è sempre la stessa, è sempre lo stesso numero, che è la massa del bosone di Higgs. Quindi quando noi abbiamo una curva di questo genere, che è il rumore di fondo, è il combinatorio di tutte le cose possibili che possono succedere, sul quale si instaura una deflessione di questo genere, vuol dire che qui si sono andate a accumulare tutte quelle particelle che hanno proprio quella massa lì, o qualcosa di molto vicino a quella massa lì. E quindi questo picco è la prova dell'esistenza del bosone di Higgs, è la scoperta. Questo è quello che aveva visto CMS, questo che aveva visto ATLAS. Quindi, concludiamo, ci sono voluti secoli per capire come trasformare la materia per produrre dell'oro. E ci siamo riusciti scoprendo e comprendendo la fisica nucleare agli inizi del Novecento. Quindi il grande desiderio dell'uomo di saper produrre dell'oro da qualche cosa di più semplice è stato raggiunto. E voi direte, perché non lo facciamo? Semplicemente perché l'energia e la complessità tecnologica per farlo costa molto di più dell'oro che si riesce a produrre. Quindi sappiamo come farlo e tragicamente abbiamo scoperto che non è economicamente fattibile. L'oro lo lasciamo costruire alle stelle, nel nostro caso l'oro sulla Terra è stato costruito dal Sole, l'energia ce l'ha messa lui, noi ci accontentiamo di raccoglierlo per terra o nelle miniere. Ma gli sforzi necessari a farlo ci hanno spalancato altre finestre, con domande ancora più profonde, per rispondere alle quali abbiamo dovuto scavare sempre più a fondo, fino a ipotizzare uno schema del mondo, una teoria, chiamata il modello standard della fisica, che ci spiega tutta la materia conosciuta. Il bosone di Higgs era quindi solo la ciliegina mancante in questa teoria. Naturalmente bisognerà andare avanti, grandissimo progresso fino adesso, ma la sfida ora è ancora immensa. Manca infatti all'appello il 96% di ciò che c'è nell'universo. È come dire che noi abbiamo capito solo una parte del 4% di ciò che c'è. Quindi per voi giovani che ancora vi affacciate alla possibilità, per esempio, di iscrivervi a fisica, si apre davanti un'autostrada. C'è la possibilità di vincere un premio Nobel. Chi scoprirà qual è l'origine del 96% di ciò che manca, di sicuro il Nobel se lo guadagna. Parafrasando quindi un celeberrimo film, Via col vento, voi siete tutti probabilmente troppo giovani per averlo visto, ma come ultima frase dice «Domani è un altro giorno». Ci sono domande? Per questo seminario molto interessante e suggestivo, per questo viaggio virtuale alla scoperta della materia. Adesso apriamo alle domande degli studenti. Arriva una prima domanda da parte di Michele. Lei ha detto che oggigiorno l'universo è composto per il 99% da idrogeno ed elio. Sarà sempre così oppure in futuro le percentuali cambieranno? Le percentuali stanno cambiando, hanno cambiato sin dall'inizio. All'inizio, quando l'universo si è formato, c'era solo idrogeno e tracce di elio. Poi questo idrogeno che si è condensato in nuvole, queste nuvole hanno cominciato a condensarsi, sono collassate su se stesse, sono nate le stelle e le stelle non sono altro che dei forni, degli altoforni. Sono degli altoforni nucleari nei quali l'idrogeno viene trasformato in qualcosa di più pesante. All'inizio le stelle trasformano l'idrogeno in elio, poi l'elio comincia a trasformarsi in altri elementi, litio, boro, berillio e via andare. Quindi all'andare avanti della storia dell'universo la ricchezza degli elementi aumenterà, ma molto lentamente, perché le stelle non sono solo una parte di quello che c'è nell'universo, la maggior parte rimarrà forse per sempre in forma di nuvole e queste nuvole sono sostanzialmente fatte di idrogeno. Grazie Dario, abbiamo un'altra domanda da parte di Federico. Odiernamente vengono svolti studi sui quark? Certo, sì, io e Silvia passiamo la nostra vita a fare esattamente questo. Stiamo studiando nell'LHC. L'LHC aveva lo scopo di scoprire il bosone di Higgs. Aveva lo scopo di scoprire un fenomeno della fisica fondamentale che è chiamato la supersimmetria, ma mentre il bosone di Higgs c'è e l'abbiamo trovato, la supersimmetria apparentemente sta scomparendo dal radar e dovremmo capire perché. Ma il resto di tutto il lavoro che noi fisici facciamo quotidianamente è studiare esattamente le proprietà dei quark. Stiamo facendo un catalogo di tutte le loro proprietà. Penso che ci siano problemi con la connessione di Dario. Guardiamo se riusciamo a riprendere la connessione. Mi sentite? Ti abbiamo perso per qualche secondo, Dario. Scusate, avete sentito la fine? Abbiamo problemi di connessione, mi sa che... Adesso prova... Adesso ti sentiamo. Magari prova a dire qualcosa e guardiamo se... La risposta l'avete sentita? Sì, sì, l'abbiamo sentita. Benissimo. Magari passiamo a un'ultima domanda, visto che hai problemi. Come si fa a capire di poter aver visto una particella che in realtà non è visibile, potrebbe non esistere? Tutti voi avrete visto qualche volta in cielo le scie degli aerei, quelli che qualcuno improvvidamente chiama le scie chimiche. Noi vediamo le particelle un pochettino come possiamo vedere un aereo, anche se l'aereo non lo vediamo, la scia la vediamo. Quindi quando vediamo una scia, se abbiamo un modello interpretativo, sappiamo che è probabilmente un aereo. Non ci aspettiamo che sia un uccello che lascia la scia dietro di sé. Il nostro modello interpretativo è scia uguale aereo. I nostri rivelatori permettono alle particelle di lasciare delle scie dentro di sé. Quindi le scie che le particelle lasciano sono la segnatura che noi utilizziamo per dire è passata una particella. E quello che vi ho fatto vedere prima è come capire quale particella è quale. Ottimo. Allora, visto che anche hai problemi di connessione e che il tempo stringe, direi di ringraziare ancora Dario per le suggestioni che ci ha dato con questo seminario e io passerei la parola, quindi ringrazio Dario e ti saluto. Grazie a voi.